Arte e natura si fondono in un ambiente futuristico, utopico e surreale, con esseri umani digitali che indossano creazioni sartoriali in 3D. È l'evocazione di grandi rappresentazioni teatrali che hanno avuto luogo in un antico anfiteatro. L'esperienza del Teatro Verde confluisce nel metaverso, con avatar iperrealistici generati dall'intelligenza artificiale. Ispirato a quello di Siracusa, il Teatro Verde ha come quinta la Laguna di Venezia. Siamo alla Fondazione Cini per riscoprire l'anfiteatro nato negli anni 50, punto di riferimento della scena culturale veneziana, oggi riletto in chiave digitale. Immerso nel bosco dell'isola di San Giorgio Maggiore, tra siepi di ligustro e sedute in pietra. Il nostro piano ha previsto la creazione della Maschera del Tempo, quest'opera d'arte visuale, proprio per mostrare tutti i nodi di una grande rete capaci di essere generati da questo luogo. Simbiosi tra reale e digitale, passato e futuro, la Maschera del Tempo è una compenetrazione tra storia e tecnologia. Rigenera i miti greci, le ascendenze goldoniane, la sacralità di tradizioni popolari che hanno segnato la storia del Teatro Verde. Occorre inventare nuovi percorsi di fruizione. Dobbiamo affacciarci e realizzare queste opere senza pregiudizi, senza pensare che rappresentiamo qualcosa che già esiste. L'intelligenza artificiale è uno strumento, gli esempi che abbiamo già visto ci dimostrano che può dare risultati molto scadenti, a meno che non ci sia progettualità, regia, creatività, immaginazione. L'esperimento nasce dai materiali d'archivio della Fondazione Cini e dell'Istituto per il Teatro e il Melodramma, con tecnologie di intelligenza artificiale come il generatore di immagini Midjourney e la piattaforma di gaming Unreal Engine 5, è stato ribaltato il concetto di mecenatismo. È stato il video, La Maschera del Tempo, a innescare il processo virtuoso che ha consentito di far arrivare finanziamenti per il restauro dell'anfiteatro.